tosta? Sì, 1000 euro, quanto ho guadagnato? 10.000 euro. Però è una bella cosa, non penso. No, è vero. No, è perché sennò la gente si ferma prima. No, è un'ottima strategia. No, Giulio, non ce l'ho pensato. Avete visto? Buongiorno ragazzi, bentornati al canale, come sempre Giulio di Muscolo a Vita. Se mi seguite su Instagram, gli occhialetti hanno già fatto apparenza. Solo qua su YouTube che sta postando un pochino di meno, scusate, non avete ancora visti. Cosa volevo dirvi? Innanzitutto oggi ho deciso di vloggare perché dopo vado ad allenarmi con Gabri in McFit a Barcellona, che praticamente è la nuova palestra in cui sto andando, che è veramente una bomba. Questa, a proposito, è la mia cameretta a casa di mio padre a Barcellona. E quindi sì, andremo in McFit e oggi faccio un allenamento gambe e spalle. Praticamente ho già sistemato, iniziato il mio nuovo mesociclo, quindi ho tutto il programma già fatto e questa è praticamente la prima settimana in cui sto testando per essere sicuro che va tutto bene. Poi, appena sono sicuro, ve lo condivido anche con voi. Detto questo, su Instagram, se avete già acquistato la guida scientifica, vi ho mandato l'aggiornamento con l'inclusione del calcolatore del potenziale genetico. Quindi se volete sapere quanto siete grossi e quanto potete ancora essere grossi in base ai vostri dati, ho messo insieme praticamente degli studi antropologici e ricerca scientifica, ho creato un calcolatore fighissimo che vi dice esattamente quali sono le circonferenze che voi potete arrivare, raggiungere, sperare di arrivare in maniera naturale. Quindi se volete farlo lascio il link qua sotto. Detto questo, io stavo per cucinare qualcosa, sono le 11:30, ho fatto il digiuno come al solito e inizio a mangiare. E guardate il casino che ci sta, se siete studenti mi capite. Allora ci metto un pochissimo olio. Metto apposta questo con un fazzoletto così lo asciuga, però intanto manda l'olio dappertutto nella padella. E voilà, primo pasto di oggi, ci abbiamo allora solita acqua, caffè decaffeinato con un goccio di latte, ci ho aggiunto anche tre di queste goccette dietetic di dolcificante che secondo me è molto meglio dello zucchero. Passiamo, qua sembra buonissimo. Sono fatto, come vedete, le uova, tre uova intere e l'ho messo su due fette di pane integrale. Questo è il pan bauletto, però non è il pan bauletto quello confezionato, è fatto fresco in panetteria e ho qua per i miei micronutrienti e vitamina C due mandarini. Ah, un piccolo appunto scientifico, come sapete in passato non ho mai veramente fatto attenzione a quante proteine prendevo a passo, l'importante era l'obiettivo, diciamo, di proteine totale nella giornata, ma dato che sto diventando sempre più avanzato, sono ormai nel quinto o sesto anno di allenamento, se voglio ottimizzare le cose devo pensare anche a dividere le mie proteine, diciamo, più o meno equamente, quindi con ogni passo provo a prendere almeno 20 grammi di proteine e qua tre uova dovrebbero essere sulle 18 grammi di proteine, 6 grammi a uovo, più il pane, sono arrivato a 20 grammi. Ragazzi, sono le 3 del pomeriggio, io come vedete mi sono appena messo le scarpe perché ce ne andiamo in palestra, ragazzi. Mi stavo per addormentare, però abbiamo detto con Gabri che ci saremmo visti là alle 3:30 e in questi casi, quando tipo se sono troppo stanco per andare in palestra, cosa faccio? È qui che uso il pre-workout, ok? Quindi, come avete visto, stamattina ho bevuto il caffè senza caffeina perché provo a minimizzare quello che prendo di caffeina prima per poi poter, in caso, se voglio, se ne ho bisogno, prendere o una Monster White o il pre-workout di MyProtein prima di andare in palestra. Così mi dà un pochino più di carica, non costruisco la tolleranza e comunque praticamente la mia, diciamo, l'apporto di caffeina totale nella giornata non è così elevato e non mi disturba col sonno e altre cose. Quindi mi sa che mi faccio il mio pre-workout o la Monster White. E siamo ready. Ok ragazzi, quindi mo vado a prendermi la Monster e poi prendo un motorino che, come sapete, uso il motorino a Barcellona, si chiama iCultra, c'è pure a Roma e a Milano, è molto rapido e andiamo in palestra. Ora io sono messo in palestra, mi sono preso queste nuove cuffie che sono le Bose Quiet Comfort, che sono assurde, cioè adesso sto camminando e non sento il rumore dei miei passi, è un pochino strano. Comunque, come detto, oggi abbiamo una seduta per me almeno gambe e spalle, vediamo Gabri cosa deve fare, non so se ci alleniamo insieme oppure se ci aiutiamo a filmare e basta, ora vediamo.
Ragazzi, mi hanno fatto entrare anche oggi, meno male, perché per la storia dell'amministrazione che non c'ho il numero spagnolo, un bordello, però mi hanno fatto entrare oggi, quindi sono 3 giorni di fila che fanno entrare gratuitamente. Comunque sì, la palestra oggi sembra vuota, è grande, mi piace veramente un sacco, vi farò un bel tour completo. Io intanto mi sippo la mia Monster e aspetto Gabriele. Mezzo figo inoltre che ci hanno il tavolino qua e poi anche un paio di couch appunto per gente come me se bisogna aspettare gli amici in ritardo. Ragazzi, siamo qua, c'è anche il Gabri come vedete, abbiamo iniziato con lo squat e io e Gabri facciamo lo squat in due modi diversi. Lui è high bar e come vedete c'ha un sacco di dorsiflessione della caviglia e questo è ottimo per riporre la tensione proprio sui quadricipiti, mentre per me io sono un pochino, vado con low bar e quindi prendo molto sull'anca rispetto alle ginocchia, quindi faccio molto la catena posteriore. Questi sono i due tipi di squat principali, back squat. Anche qua, se volete un video più informativo, ditemelo e faccio su dei video, che ci stanno un sacco di nozioni che magari con dei video normali non riesco a portare. Comunque, è finito il suo set, siamo ancora a riscaldamento, ve lo presento. Gabri, vuoi dire ciao? Ciao! Fatto bene. Dove ti possono trovare? Instagram? Allora, gabrielebon.com come sito, Instagram Gabriele Bon, Facebook Gabriele Bon, sempre Gabriele Bon. E ragazzi, ci vedrete un sacco veramente insieme, perché da settimana prossima iniziamo a fare un bel po' di video insieme e ci sarà anche Sammy. Anche il buon Sammy che aspettiamo molto calorosamente. Perfetto, noi ci vediamo presto. Noi ci vediamo presto. Ciao! Finito le 3 serie di squat, 8-10 ripetizioni, come secondo movimento passiamo a fare spalle, quindi praticamente sto facendo, mischiando insieme gambe e spalle. C'è un motivo, che è se tu dividi sei più fresco ad ogni movimento perché ne metti uno di un altro gruppo muscolare in mezzo e quindi la tensione meccanica totale, il sovraccarico, quindi quanto vuoi spingere, dovrebbe aumentare un pochino, quindi perdi il stress metabolico, che è uno dei secondi meccanismi di ipertrofia muscolare, però guadagni in tensione meccanica e sovraccarico progressivo, che è il primo meccanismo di ipertrofia muscolare. Questa è la motivazione. Ci ho provato. Gabri, finto grosso, con quanto ti alleni? Con quanto ti alleni? 4 ore con questi peti. Quello là è il segreto, ragazzi. Il segreto di un attimo. Tosta? 1000 euro, quanto ho guadagnato? 10.000 euro. Però è una bella cosa, non penso. Bella. Perché sennò la gente si ferma prima. No, è un'ottima strategia, no, Giulio. Avete visto? Ragazzi, stiamo facendo la leg extension adesso. E una cosa che ci siamo detti con Gabri è: pensate, dobbiamo fare 10 minuti di ripetizione. Pensate che qualcuno vi dia, anzi, ti do io 1000 euro per ogni ripetizione che fai. Quindi, quando è che ti... Buona è il la contrazione in alto e fare 2-3 secondi recenti a controllare. Ovviamente se qualcuno vi dice che vi dovete fermare, voi dovete riuscire a fermarvi durante il centri a un secondo. Dai. Sei diventato ricco. Ragazzi, dopo sono, che ore sono? Le 6:20. Dopo 2 ore e mezza abbiamo finito l'allenamento con il grande Gabri. Ci vediamo. Siamo morti. Ci vediamo la settimana prossima. Sì, facciamo un altro workout. Siamo tornati a casa e adesso sto finalmente, o purtroppo, sentendo il dolore di quell'allenamento lunghissimo. Mamma mia, sono rotto. Comunque, volevamo andare al sushi con Gabri, però è occupato, quindi non sappiamo se ce la facciamo oppure no a mangiare. Quindi nel frattempo sono andato a casa e mi faccio un bel pasto carboidrati e proteine. Carboidrati per riempire nuovamente le riserve di glicogeno
Proteine, perché servono per ottimizzare la sintesi proteica. Quindi importantissimo post workout, ricordatevi. E eccoci qua con fatto del riso. E ci ho aggiunto delle carote. Questi sono i piattoni, tipo i fagiolini, fagioloni. Patate. Questo ovviamente era un sacchetto che ho preso al supermercato. E poi ci ho aggiunto del tonno e della salsa al pomodoro. Questo è il pasto, diciamo, post workout, per essere sicuro di prendere quella sintesi proteica. Poi forse ci abbiamo il sushi. Ragazzi, alla fine ieri sera il sushi non è andato, meglio così. Siamo arrivati e per qualche motivo ci hanno detto non ci abbiamo i tavoli, era tutto vuoto. Però ci hanno detto non ci abbiamo i tavoli, non ho capito perché. E quindi alla fine siamo andati a un altro ristorante, provato per la prima volta, molto buono. È tipo pescetto a Milano, praticamente vai lì, scegli il pesce e te lo cuociono come vuoi e ci aggiungi il contorno che vuoi. Quindi io mi sono preso del tonno e anche Gabri del tonno e abbiamo fatto con le verdurine, quindi molto meno carboidrati di quello che speravo, ma va bene così. Comunque volevo finire qua il video, ma prima di finirlo volevo dirvi, pensate alla tecnica che vi ho detto oggi, che non è una cosa così stupida. Quello che noi sappiamo dalla ricerca scientifica è che se uno si spinge vicino al cedimento, c'è un sacco di ricerca scientifica che lo dimostra, non dobbiamo per forza andare al cedimento e oltre, anzi sembrerebbe migliore, se noi guardiamo nel complessivo, fermarsi appena prima del cedimento. Però cos'è il problema principale? Che molti di noi magari pensiamo che ok, siamo arrivati al cedimento, non ce la facciamo più e ci fermiamo. In realtà dobbiamo ricordarci che è vicino al cedimento completo tecnico, ok? Quindi usare questa strategia del pensare al fatto che per ogni ripetizione in più qualcuno ti dia dei soldi, ti dia 1000 euro, tanto per, ti fa spingere, proprio una cosa psicologica, ti fa spingere di più. Quindi tu quando vai a fare la tua serie, anche se ti devi fermare una o due ripetizioni dal cedimento muscolare tecnico, pensa sempre in testa, quando tu dici ok non ce la faccio più, pensa ok ma c'è qualcuno che mi dà 1000 euro di più per un'altra ripetizione, e vedrai che ce ne avrai un'altra in canna, ed è quello il vero cedimento. Come sempre è importantissimo mantenere la forma corretta. Questo era il messaggio che volevo dare con questo titolo, lo so che magari è un po' clickbait, ma avete visto il panorama di YouTube, ahimè si deve fare così, quindi mi dispiace se alcuni di voi pensano che sia troppo clickbait, provo comunque a rendere solo il titolo, la copertina un pochino più, diciamo, non lo so, accattivante, poi il contenuto comunque provo a farlo ottimo, quindi vi ringrazio di cuore, mi raccomando iscrivetevi se non siete ancora iscritti. Fate la campanellina perché per qualche motivo aiuta, quindi non so nemmeno come attivate, dovrebbe essere vicino al pulsante di iscrizione, quindi fate iscriviti e poi campanellina, così che vi arriva la notifica quando metto i prossimi video. E vi ricordo anche la guida scientifica è attualmente in sconto, quindi se volete unirvi a 1000+ persone di noi nel gruppo Facebook di supporto, se volete ricevere gli aggiornamenti, se volete imparare a creare il vostro programma di allenamento, a capire tutte le variabili fondamentali per farlo, altro che schedette di personal trainer, questo è tutto base scientifica, lascio il link qua sotto. Vi ringrazio di cuore, ci vediamo nel prossimo video, ciao!